I radicali hanno organizzato una raccolta di firme per l'istituzione del testamento biologico e la legalizzazione dell'eutanasia. A Trieste sono state finora raccolte oltre 1.300 firme, obiettivo arrivare a quota 50.000. Dopo Roma e Torino, il capoluogo regionale è la città che in Italia ha registrato il più alto numero di adesioni. Nel nostro paese, chi aiuta un malato terminale a morire rischia molti anni di carcere. La conseguenza, sottolineano i radicali, è il rafforzamento della piaga tanto dell'eutanasia clandestina che dell'accanimento terapeutico. Per questi motivi, i radicali propongono regole chiare che siano in grado di stabilire con precisione come ciascuno possa esigere legalmente il rispetto delle proprie decisioni in materia di trattamenti sanitari, incluso il ricorso all'eutanasia. Il testo della proposta di legge si trova sul sito internet www.eutanasialegale.it. Tra le persone che finora hanno firmato, l'oncologo Umberto Veronesi e il giornalista Vittorio Feltri.